È nata Radio DJ, la radio che trasmette dal carcere di Marassi. I detenuti si raccontano per provare a rimettersi in gioco e a costruire un futuro diverso. Troppo pochi i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari della ASL 4. Dura denuncia da parte della CISL. Per i sindacati la carenza di personale è stata sottovalutata dall'azienda. 4 assessori, 6 consiglieri incaricati, un sindaco e nessuna opposizione. Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Carasco, vice sindaco Silvano Cuneo. Il Signore si testimonia nell'unità, lo ha ricordato il Papa all'udienza generale, descrivendo l'atteggiamento degli apostoli dopo la resurrezione. Dal Papa un monito, occorre superare l'autoreferenzialità. Momenti di gioco, festa e aggregazione all'Acquarone per il 17° torneo di basket Romano Renzi, trofeo Donnando Negri. Avvincente la finale tra Villaggio e Red Basket. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tiguglio Oggi. Dunque oggi apriamo il nostro telegiornale raccontandovi la storia di Radio DJ, un nome nato dall'idea di alcuni detenuti all'interno del carcere di Marassi. Sì, perché il nome jail in inglese significa appunto prigione e la radio è nata nel carcere genovese dall'inventiva di Don Roberto Fischer, il sacerdote che ha fondato Radio Tra le Note, la radio parrocchiale che per 4 anni ha trasmesso dalla parrocchia di San Martino di Albaro e che ora si è spostata alla Santissima Annunziata del Chiappeto. Nel carcere di Marassi, per 3 ore la settimana, alcuni detenuti si raccontano. Vediamo. 3, 2, 1. Buonasera a tutti, sono Leo e non Teo, mi raccomando. Benissimo, ed ecco che anche questo oggi è giunto il momento di qualche pillola di poesia. Nella sono 3 anni che abbiamo dato vita all'audioteca, grazie alla direttrice naturalmente, la dottoressa Milano. E poi dentro a questo spazio di audioteca dove si ascolta musica è nata questa esigenza, essendo che noi abbiamo a monte una radio che trasmette, l'idea di trasmettere anche da qui, fare radio anche qui, perché radio è uno stile, è cultura, è comunicazione, è uscire, ecco. E quindi insomma, quale luogo migliore per uscire un po'? E allora poi dopo abbiamo partorito, diciamo, questa idea di questa radio. Quindi venendo a Marassi qua registrate, diciamo, un programma che va poi all'interno di questa radio, che si ascolta dove? Si ascolta sul digitale terrestre, il canale 810, o se no sul web c'è l'app, il sito. Quali sono i valori che cercate di trasmettere attraverso la radio? Ma innanzitutto una radio che non solo si ascolta, ma ti ascolta, come Gesù che dava spazio a tutti, sceglieva a tutti e non prendeva i migliori, ma rendeva migliori quelli che sceglieva. Quindi io penso che la nostra radio abbia un po' questo senso. Ecco. Qualcuno di loro è già uscito e presto usciranno anche loro e allora ti incontri fuori e sono incontri di amicizia, sempre incontri gratuiti, quindi, perché se tu dai gratuitamente ricevi anche così, no? Gratuitamente. La tecnologia aiuta, ecco, per fare radio oggi basta veramente poco, perché il tanto sono loro. Sembrava una cosa irrealizzabile, un sogno. Poi pian piano, per la testardaggine di Don Fischer, e siamo riusciti a dove penso che nessuno ancora è riuscito, perché penso di essere l'unica radio che trasmette veramente qua dentro da un carcere. E questo un onore, mi riempie di una forza nuova che non avevo e ho cercato di rimettermi alla prova. Allora, eccomi, sono di nuovo Jonathan. Il mio passatempo quando ero a casa mi piaceva vedere i documentari su Discovery Channel o su Dimax, sono sempre programmi che mi attraggono. Cambiamo argomento. Nella ASL 4 la carenza di personale è gravissima. Lo scrivono in una nota i responsabili della CISL, Andrea Sanguinetti, Fabrizio Cafferata e Anna Pianforini. L'analisi presentata dall'organizzazione sindacale è dettagliata e spiega le cause di questa carenza di medici, infermieri e operatori sociosanitari. Le conseguenze, scrivono gli esponenti sindacali, ricadono sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini. Durissima presa di posizione della CISL Ligure del Tiguglio in merito alla situazione del personale nella ASL 4 chiavarese. Con un documento firmato da Anna Pianforini, coordinatrice della CISL Funzione Pubblica, viene denunciata la gravissima carenza di personale medico, infermieristico e sociosanitario all'inizio del periodo estivo, che comporta sul territorio un netto incremento della popolazione. Le organizzazioni sindacali, si legge nella nota, hanno cercato per mesi, con ogni mezzo, di sensibilizzare la direzione
direzione aziendale, ma vi sono stati ritardi inspiegabili e colpevoli. Tutto il personale è stremato, prosegue ancora la nota. In alcuni contesti si stanno effettuando turnazioni insostenibili che rispettano a malapena la normativa europea e obbligano i lavoratori a fare molte ore di lavoro in più, mettendo a rischio la sicurezza delle cure. La programmazione ordinaria delle attività in tutti i servizi essenziali, prosegue il comunicato della CISL, si basa ormai su rientri in servizio e sullo straordinario, ricorrendo anche a prestazioni a gettone, vietate dalle norme e dal contratto. L'alternativa è la soppressione dei servizi oppure la loro cessione ai privati. In generale, precisa la nota, i reparti più in crisi sono le medicine, la chirurgia che ha visto aumentare la complessità degli interventi, l'emodinamica, il pronto soccorso e le sale operatorie. Le cause elencate dalla CISL per questa carenza di personale sono molteplici: il pensionamento di diversi lavoratori, malattie, gravidanze, un numero piuttosto elevato di medici ed infermieri che hanno fatto domanda di trasferimento ad altra azienda e la recente pubblicazione di un maxi concorso per l'assunzione di personale da parte della Regione Toscana, che secondo i sindacati porterà realisticamente molti lavoratori dell'ASL 4 provenienti dal centro Italia a cercare di trasferirsi più vicino a casa. A questo stato di cose, secondo la CISL, non avrebbe fatto seguito da parte dell'azienda l'avvio delle procedure di reclutamento per nuovi lavoratori. La difficile situazione del personale in cui si trova la ASL 4 e una riorganizzazione ospedaliera che ci risulta sostanzialmente ferma, concludono Andrea Sanguinetti e Fabrizio Cafferata della CISL, non possono ricadere sulla pelle dei lavoratori e soprattutto a scapito dei cittadini. E con l'inizio dell'estate ATP potenzia il servizio di controllo sugli autobus in servizio nel Levante per contrastare l'evasione del titolo di viaggio, una notizia che trovate anche sul nostro sito teleradiopace.com. I controllori saliranno a sorpresa sui bus anche nei fine settimana e di sera. Il piano di controllo viene coordinato dalla città metropolitana. Nel corso del 2018 sono stati siglati 9.000 verbali, mentre nei primi 5 mesi del 2019 ne sono stati elevati 4.500. Ogni giorno almeno 3 squadre composte da 3 o 4 controllori fanno verifiche ad ogni ora. Per l'estate una decina di agenti verificatori di ATP collaboreranno con Polizia Municipale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Su tutti i 50 mezzi acquistati dall'inizio dell'anno è stato omologato un sistema di controllo con un minimo di 5 telecamere di videosorveglianza per mezzo. A Carasco si è insediato il Consiglio Comunale, un consiglio senza opposizione. Il neoeletto sindaco Massimo Casaretto ha comunicato la squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni. Prima riunione per il neoeletto Consiglio Comunale di Carasco. Battuto il quorum, il sindaco Massimo Casaretto, unico candidato nella tornata elettorale di fine maggio, ha nominato la sua giunta. Vice sindaco Silvano Cuneo, Angelo Garbarino, assessore all'ambiente, Chiara Bucciarelli alla cultura e Sandra Canepa al sociale e all'istruzione. C'è una continuità con la Canepa Sandra, che era l'assessore uscente alla pubblica istruzione e ai servizi sociali, e gli è stato ridato l'incarico in quanto in questi 5 anni ha fatto un lavoro certosino e secondo le aspettative che ci eravamo prefissati come amministrazione. Nei prossimi 5 anni Carasco avrà un consiglio comunale senza opposizione. Sì, un consiglio senza opposizione che la dovremo fare noi, oltre a fare maggioranza dovremo fare opposizione, ce lo siamo già spiegati nei preconsigli che abbiamo fatto e dovremo rimarcare quella linea lì perché dobbiamo sostenere bene il nostro comune e per tutte le persone che ci hanno votato e che ci hanno dato la possibilità di in questi 5 anni di amministrare nel miglior modo possibile il comune di Carasco. La prima pratica da seguire in questo secondo ciclo amministrativo per l'amministrazione Casaretto saranno i lavori sul lungo fiume che dovranno essere ultimati entro la fine del 2019. Per l'argine del fiume c'è 1 milione di euro assegnatici dalla Protezione Civile in merito all'alluvione del 2014, sono iniziati i lavori da una decina di giorni sulla sponda sinistra del torrente Sturla e a monte della diga viene chiusa quella famosa finestra che aveva arrecato molti danni alle aziende tipo Revetro e aziende che sono proprio lì vicine al fiume. Dopo, diciamo, questa sessione di lavori sono in programma altri lavori lungo l'argine del fiume?
e ce n'è uno che attualmente l'abbiamo sospeso perché dobbiamo togliere del materiale che è di proprietà del comune e andarlo a mettere per risistemare l'argine del fiume Entella in località Rivarola, in quanto adesso c'è ancora da aspettare fino al giorno 15 perché c'è lì, essendo zona sì, che ci sono problemi di pesci e non possiamo entrare in alveo per ripartire a finire quei 30 metri che ci sono col primo lotto da terminare di lavori. Nonostante l'insediamento sia avvenuto a stagione già iniziata, Carasco ha in programma alcuni eventi estivi. Sì, usciremo come al solito a organizzare le manifestazioni estive, che è denominato Sotto le Stelle, e a breve dovremo dare il comunicato di queste serate che termineranno ai primi di agosto. Uscire dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciare a trattenere i doni di Dio e non cedere alla mediocrità per riscoprire la bellezza del testimoniare Cristo risorto. Questa è l'esortazione del Papa all'udienza generale in Piazza San Pietro, in cui il Pontefice ha proseguito il percorso di catechesi incentrate sugli Atti degli Apostoli. Francesco ha descritto l'atteggiamento degli Apostoli uniti, concordi e perseveranti nella preghiera, e quello di Giuda, che si stacca dal gruppo dei dodici per aver preteso di salvare la propria vita da solo, con il risultato di perderla. Per ricostituire il gruppo dei dodici, ha spiegato il Papa, gli apostoli scelgono il metodo del discernimento comunitario, che consiste nel vedere la realtà con gli occhi di Dio, nell'ottica dell'unità e della comunione. Tra i candidati il Signore indica Mattia, che viene dunque associato agli undici. Si ricostituisce il corpo dei dodici, segno della comunione che, attraverso la grazia dell'unità, fa emergere un altro che ormai vive in un modo nuovo in mezzo al suo popolo, il Signore Gesù. Ma ascoltiamo il passaggio conclusivo dell'udienza del Santo Padre. Gli apostoli scelgono di vivere sotto la signoria del risorto, nell'unità tra i fratelli che diventa l'unica atmosfera possibile dell'autentico dono di sé. Anche noi abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di testimoniare il risorto, uscendo dagli atteggiamenti autoreferenziali, rinunciando a trattenere i doni di Dio e non cedendo alla mediocrità. Il ricompattarsi del Collegio Apostolico mostra come il DNA della comunità cristiana ci siano l'unità e la libertà di se stessi, che permettono di non temere la diversità, di non attaccarsi alle cose e ai doni, e di diventare martires, cioè testimoni luminosi del Dio vivo e operante nella storia. La parrocchia di Sant'Antonio a Sestri Levante si prepara a vivere la festa patronale. Oggi pomeriggio alle 16, nei locali del Circolo Acli di via Sertorio, la tombola per adulti e bambini. Giovedì 13 giugno, festa liturgica del Santo, la messa alle 8.30 con la benedizione e la distribuzione del pane. Alle 10 la messa e alle 16 l'adorazione eucaristica. Alle 18.30 nuovamente la Santa Messa. Ricordiamo alle 21 il concerto del Gunod Chorus diretto da Paolo Sperandini, che eseguirà la messa solenne di Santa Cecilia. Prosegue la preparazione alla solennità di Sant'Antonio al santuario di via San Francesco a Chiavari. Oggi, a partire dalle 16, sarà possibile celebrare il sacramento della riconciliazione. Alle 17.30 la celebrazione della messa, cui seguirà la benedizione e la distribuzione del pane di Sant'Antonio. Domani, festa del Santo, alle 11 la messa presieduta dal Vescovo. Nel pomeriggio alle 16.30 l'affidamento dei bambini al Santo, la benedizione dei gigli e la processione lungo le vie del quartiere. Alle 17.30 la messa celebrata dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo, alle 21 la messa per tutti i benefattori del santuario celebrata da Don Pino Carpi, a seguire il concerto del piccolo ensemble di fiati del corpo bandistico Città di Lavagna. Composizioni per piano è il titolo dell'ultima raccolta di poesie di Francesco Dario Rossi, scrittore del Tiguglio, autore di numerose pubblicazioni. La particolarità di quest'ultimo libro, curato da Andrea Lavaggi, è che l'autore abbia accostato ai versi scritti delle figure geometriche, in una sorta di analogia fra architettura e poesia. Che legame c'è o ci può essere tra la poesia e l'architettura?
un legame di creatività, un legame estetico, un legame di significati e di forme. Il poeta Francesco Dario Rossi, attraverso sue originali e singolari composizioni, ha voluto accostare questi due mondi apparentemente contrastanti, che in realtà nell'architettura contemporanea, nello specifico di Santiago Calatrava e di Renzo Piano, si incontrano in diversi punti. E questi incontri li abbiamo voluti raccontare in questi dialoghi, in questi cinque dialoghi che accostano queste diverse arti. In particolar modo questa unione, come avete cercato di renderla fruibile al pubblico? L'idea è stata quella di arricchire la percezione, la lettura delle poesie con l'immagine dell'architettura, in maniera tale che la suggestione poetica venisse amplificata dall'opera anche artistica dei fotografi che ritraevano e ritraggono le architetture di tutto il mondo. Come può la geometria entrare nella poesia? Come è riuscito a modellarla a livello poetico? Cercando di cogliere nelle figure geometriche un'essenza, ad esempio la piramide mi ha ispirato il senso di eternità, infatti sono state usate dagli antichi egizi per dare idea dell'eternità anche dopo la morte. Oppure il cubo, l'idea di qualcosa di massiccio, di solido. Il cilindro di qualcosa che è in mezzo tra la sfera e il parallelepipedo o il cubo, quindi è un qualcosa che scorre via, e la sfera è la perfezione a cui tutti tendiamo e che forse è sintetizzata in questa figura. Si potrà visitare fino al 23 giugno a Villa Vicini, in via Garibaldi 24 a Zoagli, la mostra di Luigi Santini, pittore e scultore mancato il 26 agosto dello scorso anno. Santini, originario di Albareto, frazione in provincia di Palma, si era trasferito a Zoagli insieme al fratello. Aveva maturato il suo estro artistico sotto la guida del maestro Ulderico Giovacchini di Firenze. Nelle sue opere si nota un'inclinazione moderna, cercava la natura e attraverso questa il creativo. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 23 giugno con il seguente orario: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Si è svolta nei giorni scorsi la selezione delle start-up, le idee di impresa che parteciperanno alle 12 settimane di incubazione presso Y-Lab. L'obiettivo è quello di identificare e sostenere le migliori soluzioni e innovazioni tecnologiche per lo sport. 61 le candidature pervenute da tutta Italia. Di queste ne sono state selezionate 17, esaminate da una giuria qualificata. A partecipare alla fase successiva saranno 9. La settimana del 24 giugno inizieranno i percorsi di incubazione e accelerazione della durata di 12 settimane. Tra il 29 luglio e il 2 agosto ci sarà una valutazione intermedia per stabilire i progetti che accederanno alla seconda fase, che culminerà nell'Investor Day il 18 di ottobre. Ora la rassegna stampa, poi altre notizie e servizi. Avvenire titola: senza tetto né porto, Salvini conferma la linea dura nel decreto sicurezza bis, multe alle navi con naufraghi che non obbediscono, e arriva invece la cittadinanza ai tre ragazzi eroici del bus di Crema. A Bologna trasferiti all'improvviso 180 emigrati dal lab cittadino e ci sono delle proteste. La fotonotizia dedicata all'ex presidente della Repubblica brasiliano Lula da Silva, chiesta la libertà per l'ex presidente dopo le rivelazioni di Intercept. Brasile, un dossier ora accusa dai giudici complotto anti Lula. E l'editoriale di Avvenire, appunto, gli indizi di un patto contro Lula, non ci sono più eroi a Rio. Siamo poi a altre ipotesi di depistaggi: per Borsellino indagati i PM della prima indagine, e poi pastorale della CEI, sanità cattolica, rete a servizio di chi soffre. Carità Milano opera San Francesco, 60 anni con i poveri. All'interno di Avvenire, cimitero mediterraneo, 7 morti, l'odissea degli ultimi, continuano le stragi di migranti, a Lesbo un barcone si è capovolto, annegate anche 2 bambine, migliaia di persone arrivano in Grecia, così è tornata a gonfiarsi la rotta balcanica.
Siamo sul secolo XIX, cassette di sicurezza nel mirino di Salvini, troppi contanti fermi. Il leader della Lega no a una nuova tassa, penso però a un patto fiscale. Accordo col Movimento 5 Stelle sul salario minimo, sì dei governi UE alla procedura per debito. E corsa ad handicap per il Premier nella trattativa proprio per evitare queste infrazioni. E poi rottamazione cartelle, record di adesione, entreranno 21 miliardi di euro, sono state 12,9 milioni le cartelle esattoriali per cui è stata chiesta la rottamazione, ormai sono numeri da record. Indagati due PM per i depistaggi sulla strage di Via D'Amelio, caso Borsellino, e poi ancora varato il decreto sicurezza bis, giro di vite sulle navi ONG e sugli sbarchi. La fotonotizia invece sul secolo XIX è dedicata a queste scarpe, la genovese che dona le scarpe ai migranti salvati, sono un po' il sogno di tutti i ragazzini, degli adolescenti anche italiani, bene, sono andati ai piedi invece di questi ragazzi salvati dalla nave Cigala Fulgosi, mostrano le scarpe pagate da una sconosciuta a Genova. E il reportage da Pavone Canavese, ha sparato dal balcone ma il paese sfila in corteo per difendere il tabaccaio che ha ucciso un ladro. E poi i primi Daspo urbani a Rapallo contro i pusher e i vagabondi, vediamo nel Levante, tre pusher e due senza fissa dimora scattano i primi Daspo urbani a Rapallo, gli spacciatori individuati dagli agenti del commissariato di Rapallo con una serie di sopralluoghi ed è stata sequestrata anche la droga e quindi l'immagine, il giaciglio di fortuna approntato sotto il porticato delle Clarisse a Rapallo. E sempre da Rapallo l'inchiesta, un posto al sole anche senza pagare, spiagge libere, queste sconosciute dopo la mareggiata sono praticamente scomparse, erano già soltanto il 18% della percentuale a Rapallo, Castello dei Sogni, antico castello San Michele di Pagana, a Rapallo la quota di area usufruibile è scesa sotto il 18% e ci sono state 2000 firme raccolte in passato, 600 quelle raccolte in due weekend a Libera, Rapallo e Rapallo Civica. Oggi poi un incontro per sbloccare l'accesso al Castello dei Sogni dopo la mareggiata di ottobre. Siamo allo sport, la pallanuoto. Dopo 16 anni di successi e 39 trofei vinti, Stefano Tempesti lascia la calottina di portiere della Proreco. Ad annunciarlo la società e l'atleta con due lunghi ed affettuosi messaggi di commiato. A Recco ti vogliamo bene perché prima di essere il giocatore più vincente di tutti, sei un uomo immenso, leale e generoso, scrive la società biancoceleste che prosegue: sei arrivato con l'obiettivo di lasciare il segno, ti salutiamo perché vuoi riscrivere la storia. Ancora una volta. Tante volte mi sono chiesto come sarebbe stato salutare la mia famiglia sportiva, la mia società, la mia Proreco, risponde Tempesti in una nota in cui spiega che il sentimento più forte riguardando i 16 anni di attività agonistica è quello di gioia, stima e immenso amore. Il fenomenale portiere della nazionale italiana di pallanuoto maschile, a caccia della sesta partecipazione olimpica a Tokyo 2020, interrompe così un legame cominciato nel lontano 2003 e costellato da 14 scudetti, 13 Coppe Italia, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee ed una Lega Adriatica. Basket si è disputato nei giorni scorsi nella palestra del centro Benedetto Acquarone di Chiavari il torneo di basket giovanile Memorial Romano Renzi e trofeo Donnando Negri. Quattro le formazioni partecipanti, Arcola Spezia, Busalla, Villaggio e Red Basket. Nella finalissima i padroni di casa del Villaggio hanno dovuto cedere il passo al Red Basket. Una bella giornata di festa coronata dalla presenza del cestista Andrea Renzi, giocatore del Trapani. Va in archivio la 17esima edizione del Memorial Romano Renzi di basket e 12esimo trofeo Donnando Negri. Nella certezza di incarnare lo spirito delle due figure ricordate attraverso il torneo, gli organizzatori del Villaggio Basket non hanno stilato una classifica, benché la finale tra Villaggio e Red Basket abbia destato l'ammirazione del pubblico presente. Lo spirito principale è quello di condividere un momento di gioco e di aggregazione uniti nel ricordo di due persone speciali. Questo è lo spirito di tutti i tornei finora, il 17esimo che facciamo, non abbiamo mai fatto una classifica, infatti cerchiamo sempre di invitare squadre fuori dal nostro territorio, che venissero da più lontano possibili, per creare questo spirito di amicizia, di stare insieme, passare una giornata insieme nel basket, al mattino giocando, pomeriggio e
con i ragazzi che avevano fatto da mangiare, l'assado, per dire, e questo è lo spirito che deve essere il nostro e che continuiamo a portare avanti. Testimonial dell'evento Andrea Renzi, figlio di Romano, apprezzato cestista a livello nazionale, capitano del Trapani Basket in Serie A2. Per lui un ricordo del tutto speciale del papà che, benché prematuramente scomparso, gli ha saputo trasmettere la passione per lo sport anche nella diversità dei temperamenti. Il ricordo che ho di mio padre, che mi porto dentro, vive insomma con mia madre, con mia nonna, con tutti quelli che l'hanno conosciuto bene, ma anche con quello che mi ha insegnato negli 11 anni che siamo stati insieme, ed è insomma di andare fieri di quello che si sta facendo e di continuare a lavorare per cercare di mantenersi ai livelli che si è raggiunto. Credo che questo sia il consiglio principale e le memorie che mi posso ricordare da mio padre. Un po' di grinta te l'ha insegnata in campo, eh? Sì, un po' di grinta, sì, io non è che sono ricordato per questo, fortunatamente non mi ha passato il talento, che quello me lo sono inventato io, quindi è andata bene. Magari avrei avuto la grinta di mio padre, che sarebbe servita, ecco. Siamo alla ginnastica ritmica, al campionato nazionale USP di ginnastica ritmica. Stefania Patrone e Chiara Fraconieri della società ginnastica Rapallo si sono laureate campionesse italiane nella terza categoria Elite Junior, rispettivamente alla palla e al cerchio. Stefania Patrone ha raggiunto anche il terzo gradino del podio con l'esercizio alle clavette, mentre Chiara Fraconieri è arrivata settima al nastro. Nella terza categoria Elite Allieve, medaglia di bronzo per Sofia Rosa, classe 2009 alla Fune. Ancora podi nella terza categoria allieve: Sofia Volpe e Melissa Mileto si laureano vice campionesse italiane con il cerchio. Sempre per le allieve 2010, Vittoria Zavagli sale sul terzo gradino del podio con la palla. A completare tutti questi risultati di rilievo, i tre bronzi ottenuti da Alice Olivieri al cerchio, Silvia Cincinelli al cerchio e alla Fune nelle competizioni riservate rispettivamente alle Junior 2006 e 2005. Ora la linea va alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti. Sì, grazie Emanuele, saluto a tutti i telespettatori. C'è un intervento in corso a Moconesi per un'auto finita fuori strada. Sul posto stanno intervenendo sia gli operatori sanitari del 118 dell'ambulanza e anche i vigili del fuoco. Il ferito sarebbe stato recuperato, però non ci sono ancora indicazioni perché, come dicevamo, l'intervento è ancora in corso. È un fatto invece accaduto nel pomeriggio di ieri, riguarda un 60enne che è stato arrestato dai carabinieri di Chiavari per furto aggravato con mezzo fraudolente, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identità e su qualità personale proprie ed altrui. I fatti risalgono, come dicevamo, alla giornata di ieri. L'uomo all'interno del centro commerciale Ileudi di Carasco si sarebbe impossessato di prodotti vari per un ammontare complessivo di circa 200 euro. Lo stesso avrebbe dichiarato falsamente di essere un appartenente alle forze di polizia, attualmente in congedo. La refurtiva è stata recuperata e restituita. È tutto lì nello studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. La prossima andrà in onda alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.